questo impianto alla fine non funziona. Ha avuto almeno un incidente, un guasto al mese. Hanno fretta di entrare in un esercizio commerciale, far entrare l'impianto in un esercizio commerciale, quando è evidente che non ce ne sono le possibilità sia tecniche sia anche gestionali. C'è stato un incidente giusto lunedì scorso. L'inceneritore dovrebbe, secondo loro, risolvere il problema dei rifiuti con il mito del fuoco purificatore, che in realtà è un falso mito, perché tanto entra, tanto esce, quindi quello che entra diventa per una parte ceneri tossico-nocive e per un'altra parte emissioni inquinanti. E poi dovrebbe, per un criterio di efficienza energetica, produrre energia elettrica e poi anche il teleriscaldamento. Bene, la centrale per il teleriscaldamento ancora non esiste. Il generatore una volta era del comune, ancora prima di finire di costruirlo l'hanno svenduto, perché poi di questo stiamo parlando, a un soggetto privato che è IREN e tutto quel che c'è intorno, il quale deve rientrare dall'investimento, e quindi noi, Comune di Torino, abbiamo perso sia l'inceneritore sia la società che invece deve raccogliere i rifiuti, quindi non abbiamo più controllo di fatto, nella sostanza, del ciclo dei rifiuti. E hanno voluto questo impianto, ci hanno detto che sarebbe rimasto in mano pubblica, invece hanno ceduto l'80% dell'impianto a un privato, a IREN, e il 49% dell'AMIAT, l'azienda che gestisce la raccolta rifiuti, a IREN. Quindi c'è un grande conflitto di interessi quando lo stesso soggetto privato deve gestire la raccolta rifiuti, che comunque è un costo, e l'incenerimento, che per loro crea grandi guadagni. Di questi impianti qua non ce n'è più bisogno, perché l'organico viene compostato, perché le plastiche vengono recuperate, riciclate, così anche i metalli, l'alluminio, la carta, tutto quanto. Per cui il discorso è un discorso gestionale. Questo impianto qua è una gallina dalle uova d'oro, un qualcosa che se levassero degli aiuti non funzionerebbe, è possibile. Non sarebbe in piedi. Il sindaco una volta aveva detto addirittura che l'inceneritore aveva ridisegnato positivamente il volto della città, quindi mi sembra evidente che per loro questo è un grande investimento, che in realtà chi ci perde sono i cittadini, ma per loro non è così, e la loro politica va avanti sempre più in fretta e furia: inceneriamo, inceneriamo, inceneriamo.